E ora andiamo a Rocca Rainola per la manifestazione, la Damigella del Re. Antonella Maffei. Rocca Rainola riscopre le sue tradizioni medievali dell'intera comunità a seguire le tracce di Lucrezia D'Alagno, sorella di Ugo, stimato feudatario del caratteristico borgo. Nel piccolo comune del Nolano, per la manifestazione della Damigella del Re, si improvvisano sette in ogni dove, si appassionano i quasi 8.000 abitanti, riscoprono usi, costumi, la cultura dell'epoca, realizzano abiti di foggia medievale, diventano attori, sindaco compreso, con l'intento unico di far rivivere la grande storia d'amore della favorita di Re Alfonso il Magnanimo. Prima però bisogna sfatare l'incantesimo della strega Iside, che nel frattempo ha assunto le sembianze di una cortigiana, che riporta come in una macchina del tempo la cittadina nel 1457, anno in cui la bella Lucrezia visse momenti felici con l'amato re, così narrano le pagine di un romanzo storico. La damigella girerà i sette casali per trovare il cavaliere che porrà fine al sortilegio nel giorno del solstizio d'estate, il 21 giugno. Il cavaliere prescelto con un amuleto svelerà la strega che sarà messa al rogo e per magia la cittadina ritornerà nuovamente alla normalità fino alla prossima primavera.